Papa Francesco, nella Laudato Si, afferma il numero 219. La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è anche una conversione comunitaria. Siamo chiamati quindi a rispondere ai problemi sociali con reti comunitarie. Le quattro piste pastorali che la rete interdiocesana Nuovi Stili di Vita propone incentivano una conversione comunitaria per far crescere un nuovo umanesimo mediante l'ecologia della vita quotidiana, fatta di nuovi stili di vita. Favorire le piccole comunità cristiane che si pongono in ascolto della parola, aperte al mondo e alla vita quotidiana, come fermento della Chiesa locale. Riscoprire la logica del dono e della gratuità per una nuova economia delle relazioni, superando l'attuale visione consumistica della vita nella condivisione di esperienze di cambiamento. Essere presenti nel mondo mediante l'ascolto delle grida della terra e degli inermi, la condivisione dei cammini delle chiese del sud del mondo, una più approfondita conoscenza delle ingiustizie strutturali che generano mancanza di lavoro, violenze e dipendenze. Sollecitare una gestione economica trasparente nella Chiesa perché sia povera e libera. Impegnarsi perché le nostre comunità siano le prime testimoni nella rinuncia a beni materiali superflui. Invitare le comunità a condividere con i più poveri le varie ricchezze della Chiesa cattolica.